Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne sono andate in onda due sfilate, una dei cavalieri e l'altra per le dame. Durante la sfilata, i cavalieri protagonisti sono stati Jean-Pierre, Mattia, Marcello, Massimiliano, Enzo Capo, Eric e Marco. Durante la passerella, Massimiliano ha imitato Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo. Il cavaliere è sceso e ha preso in braccio la dama Aurora, baciandole il collo e facendole fare il giro dello studio. Il gesto romantico che ha stupito tutti è finito dietro le quinte, dove entrambi si sono scambiati un bacio romantico e passionale. Se per la coppia è stato un momento speciale, per Gemma Galgani è stato sintomo dell'ennesimo pianto. La dama infatti si è commossa tanto da sentirsi quasi male e avere un mancamento. Lo stato di salute di Gemma ha fatto preoccupare tutto lo studio, tanto che Tina ha deciso di chiamare il dottore presente dietro le quinte. Stesa sulla passerella per farla star meglio, è bastato che Massimiliano la prendesse in braccio ripercorrendo la sfilata assieme a lei. Sembrerebbe proprio che la dama abbia fatto prendere un enorme spavento anche alla padrona di casa Maria De Filippi. Per fortuna però la situazione si è ripresa in fretta. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.